Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Sul mio ultimo articolo sulla voce del saputo abbiamo parlato di una patologia molto frequente, il diabete mellito di tipo 2, malattia che può creare gravi problemi nel nostro organismo perché, come sappiamo, può intaccare le arterie periferiche inizialmente, creando quelle micro e macro angiopatie responsabili di problematiche cardiovascolari. Più altri problemi chiaramente a livello sistemico, che non è questo il momento di elencare, ma la conosciamo come una patologia molto importante e insidiosa che deve essere chiaramente innanzitutto conosciuta, quindi tutti quanti noi dobbiamo controllare la nostra glicemia periodicamente e una volta conosciuta affrontata con gli specialisti che si dedicano al trattamento di questa patologia. Essendo io andrologo non mi occupo chiaramente di diabete, ma il diabete purtroppo può fornire delle persone a cui io posso o devo dare un aiuto, perché tra gli organi chiaramente colpiti dal danno vascolare, anche il sistema genitale, i corpi cavernosi possono essere coinvolti in maniera importante. In questo studio che riporto, però, parliamo proprio di come il paziente ipogonadico, cioè il paziente che per motivi di ridotta attività testicolare produce e ha meno testosterone, è più predisposto ad ammalare di diabete mellito di tipo 2. Quindi non tanto la patologia in sé per sé, che può portare chiaramente a una patologia testicolare, ma il contrario. L'ipogonadismo potrebbe predisporci alla formazione, all'induzione del diabete di tipo 2. Questo lavoro che ho presentato effettivamente utilizza un gruppo, ha studiato un gruppo di 356 uomini ben screenati, con un gruppo di controllo di 178 uomini. Nel gruppo di studio principale è stato somministrato testosterone undecanoato nella quantità di 1 grammo ogni 12 settimane, con un gruppo di controllo che invece ha fatto un periodico check-up senza l'aiuto di terapia sostitutiva testosteronica. Effettivamente, a distanza di tempo e in controlli seriati, si è visto come nel gruppo che utilizzava il testosterone, chiaramente parliamo di dosaggi terapeutici che servono solamente a normalizzare l'ipogonadismo, cosa che andrebbe sempre fatta in effetti, vi era una ridotta glicemia a digiuno e una maggior risposta all'insulina. Sicuramente questo è un dato importante per noi andrologi che dobbiamo considerare anche il nostro paziente da un punto di vista metabolico. Impariamo quindi a chiedere la glicemia ai nostri pazienti. Potrebbe manifestare, slatentizzare un diabete mellito che a sua volta è anche spia di una condizione di ipogonadismo. E ormoni e metabolismo sono strettamente collegati, quindi il loro equilibrio è importante. Con questo vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.